Un saluto a tutti. Proprio in questo momento, mentre vi sto parlando, dal municipio è in atto un'operazione di intensificazione dei controlli da parte della polizia locale nei confronti di auto e di passanti. Dobbiamo stringere ancora di più le maglie perché registriamo qui a Pordenone come altrove un allentamento nella tensione, nel rispetto delle norme. Complice il bel tempo, le persone credono che il virus sia andato in vacanza e conseguentemente sia lecito poter girare tranquillamente. No, esistono delle norme che devono essere rispettate rigorosamente. Non lo dico io, lo dicono gli esperti. Cerchiamo di tenere duro e di non incedere nella facile presupposizione che con la primavera anche il virus scompare. Al contrario, avete visto che la situazione è ancora estremamente grave, quindi comportamenti poco intelligenti non sono accettati. C'è quindi un controllo serrato che proseguirà anche nei prossimi giorni, non solamente per strada, ma anche all'interno delle strutture come supermercati, farmacie, perché purtroppo riceviamo costanti segnalazioni, non ovviamente di un comportamento generalizzato, ma di sparute minoranze che continuano a far finta che non ci siano appunto regole e norme da rispettare nel loro interesse e nell'interesse dell'intera comunità. Quindi buon senso ci impone di non portare gente a casa, di rispettare le norme di sicurezza anche quando chiediamo consegne a domicilio, di non andare 3-4 volte, perché ormai lo sappiamo chi sono, in farmacia per fare una passeggiata o per prendere una boccata d'aria. Non è rispettoso anche nei confronti di chi invece le regole continua ad osservare in maniera scrupolosa. Ecco, sono piccole norme di buon senso. All'interno del sito del comune troverete il testo dell'ordinanza regionale in vigore da oggi. Una ordinanza che è un po' più restrittiva rispetto al decreto del Ministero. Troverete anche però la risposta alle domande più frequenti, più comuni, no? Che riguardano l'applicazione dell'ordinanza stessa. Quindi fate un salto nel nostro sito, date un'occhiata a queste informazioni, oltre ad avere un piccolo vademecum, un piccolo riassunto di quali sono i contenuti principali ed essenziali dell'ordinanza. Troverete anche, per chi ovviamente può beneficiarne, il regolamento e la domanda per accedere al fondo dei buoni pasto, cioè di questi buoni una tantum per dare una mano a chi è stato più duramente colpito di altri dalla crisi. Magari dategli un'occhiata anche se siete certi di non poterne beneficiare, perché potrebbe essere di aiuto. Potreste passare questa informazione a qualche famiglia indigente, a qualche famiglia che è in difficoltà e che nel mese di marzo magari non ha ricevuto lo stipendio, che è in difficoltà economica, che ha un conto corrente ormai agli sgoccioli. Quindi dategli un'occhiata anche se non siete beneficiari, perché può essere assolutamente utile. Voglio anche dirvi, tanti mi hanno chiesto se l'allestimento della fiera per i tamponi significa che tutti possono recarsi a fare il tampone. No, non è così. È una struttura organizzativa fatta per chiamare coloro i quali sono potenzialmente contagiati, quindi dall'azienda sanitaria, o coloro i quali hanno terminato la quarantena e quindi bisogna verificare che siano usciti dalla prospettiva di avere il contagio, di essere stati in contatto col coronavirus. Quindi non andateci, perché se non avete, come dire, il documento dell'azienda sanitaria non sareste comunque sottoposti allo screening. Infine, un'informazione sulle migliaia di persone che ormai chiedono se riceveranno a casa le famose mascherine della Protezione Civile regionale. Guardate, lo dico e vi prego anche di farlo presente ad altre persone. Noi distribuiamo le mascherine che riceviamo. Mano a mano che riceviamo le mascherine, le distribuiamo. Quindi dovete avere pazienza, non è nostra responsabilità. Se ne riceviamo 2.000, ne distribuiamo 2.000, se ne riceviamo 1.000, ne distribuiamo 1.000. Questa distribuzione potrebbe avere anche dei rallentamenti, quindi non è colpa della Protezione Civile di Pordenone, non è colpa del Comune. Tutte le mascherine invece monouso, perché quelle che arrivano a casa sono lavabili, quelle monouso che compriamo o che ci vengono donate vengono distribuite automaticamente a operatori sociali, sanitari, medici, medici di base, forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari, cioè coloro i quali sono in prima linea nella battaglia contro il coronavirus. Vi auguro una buona domenica, vi mando un abbraccio.